Ciao a tutti, oggi parliamo di cinema e per l'occasione vi parlo di un film fresco d'uscita, anzi in realtà in Italia deve ancora uscire, uscirà nelle sale il 23 febbraio se non mi ricordo male, ma ho già avuto modo di vederlo grazie all'invito all'anteprima, un invito che ho ricevuto da Studio 29 che saluto e ringrazio. Un film che sta per uscire ma che già in occasione della sua presentazione al Festival del Cinema di Venezia ha suscitato un certo clamore, anche accogliendo critiche contrastanti, divisive, chi ha amato molto questo film, chi invece ci ha trovato delle criticità. Il film in questione è The Whale, che è il nuovo film di Darren Aronofsky, sul quale ero molto curioso. E questo nonostante a me generalmente Darren Aronofsky non piaccia, ve lo dico proprio così diretto. È un regista che non mi piace soprattutto per certe scelte estetiche che a volte trovo un po' kitsch, devo essere sicuro, adesso ho proprio i pomodori addosso perché è un regista molto amato, però ad esempio Il Cigno Nero non mi è piaciuto per niente, in nessun aspetto. Requiem for a Dream, che è un suo classico, no. Unici film che invece mi hanno stimolato nella sua filmografia sono Pigre col Teorema del Delirio, che ho sempre trovato molto affascinante e innovativo sotto certi aspetti, per quanto molto anche influenzato da altre cose precedenti, come ad esempio Tetsuo di Iron Man di Tsukamoto, che secondo me è un progetto ispiratore dal punto di vista estetico di Pigreco, però è un bel film obiettivamente. E in realtà avevo trovato interessante all'epoca anche Madre, che è un film molto criticato e che per quanto sia infarcito di molte chicciate visive tipiche di Aronofsky, a me aveva interessato. Era un film libero, anarchico, ribelle, visionario, che vi ho raccontato anche in una recensione apposita. È un film che non mi ha lasciato indifferente, cosa che invece per altre opere di Aronofsky sì, mi hanno lasciato indifferenti, come ad esempio Il Cigno Nero. Io l'avevo visto all'epoca e ho detto boh, non capisco il clamore, e c'erano alcune scelte estetiche che proprio mi hanno fatto strabuzzare gli occhi. Quindi diciamo che in generale Aronofsky non è la mia tazza di tè. L'avevo forse anche inserito in uno vecchissimo video, uno dei primissimi video che ho fatto sul canale, sui registi acclamati dalla critica che però a me non piacciono. Tuttavia ero molto curioso di andare a vedere questo The Whale per svariate ragioni. Un po' perché mi interessava vedere come Aronofsky si sarebbe approcciato a un film che per la sua stessa struttura deve limitarsi all'essenziale, perché è un film che, ispirato da un'opera teatrale, ha come setting un unico appartamento in cui ovviamente devono essere portate alla luce le dinamiche relazionali, la recitazione degli attori e grandi tematiche che molto spesso vengono sviluppate attraverso il solo dialogo o comunque i movimenti dei personaggi. Quindi ero molto curioso di capire come avrebbe portato questo approccio essenziale minimal Aronofsky, che generalmente essenziale minimal non è. Quindi ero molto curioso di vedere questo suo approccio, quindi io vado al cinema non avendo grosse aspettative, ma semplicemente con la curiosità. Mi siedo, vedo il film dura 2 ore e quando finisce sono distrutto dal pianto. L'ho amato. È bellissimo questo film. E io, al momento in cui sto registrando, l'ho visto ieri sera. Io generalmente cerco sempre di capire per ogni film di cui parlo se lasciarlo macerare in modo che si perda la componente emotiva per presentarlo, per raccontarlo in un modo molto obiettivo, cioè dal mio punto di vista. Dall'altra però mi chiedo, per i film che mi scuotono, se non abbia invece senso lasciarmi anche un po' trasportare da questa carica emotiva che invece il film mi ha trasmesso. Ho scelto la seconda via, anche se sono passate un po' di ore, quindi le lacrime le ho già asciugate, ma vi giuro che alla fine di questo film tutta la sala gremita per l'anteprima era
vittima di lacrime instancabili. E attenzione, non è un film questo che punta alla lacrima facile, è un film molto emotivo che secondo me sotto molti aspetti può toccare più o meno tutti, in modo intelligente. Allora, prima di entrare nel dettaglio, appunto, io cerco di andare molto libero, senza scaletta né niente, come sempre faccio, e cerco di trasportarvi un po' quello che mi ha lasciato The Whale, quindi con la consapevolezza che per me, che generalmente non amo Aronofsky, ho adorato questo film, cioè io l'ho trovato veramente intenso. Tanto intenso. Allora, è un film che appunto si sviluppa in un'unica location, salvo pochissimi momenti giusti in cui questa location l'abbandoniamo, a volte spostandoci subito all'infuori della location, in un altro momento, in una situazione che è a metà tra il ricordo e l'onirico, ma dura pochissimo. Il setting, infatti, è un appartamento pieno di oggetti, a volte anche piuttosto disordinato, in cui abita il nostro protagonista. Il nostro protagonista è un insegnante di scrittura all'università, obeso, affetto proprio da un'obesità avanzata, molto grave, dove noi ne seguiamo una settimana. Il film è proprio organizzato in giorni della settimana e ci presenta appunto questo personaggio, il protagonista, splendidamente interpretato da un bravissimo Brendan Fraser, cioè brividi, cioè attore straordinario, che interpreta appunto quest'uomo che da una parte è come se il suo corpo grande, gigante, fosse una sorta di trappola, di ingombro, e dall'altra un uomo che ha tanti conti in sospeso col passato, e da un'altra parte una consapevolezza, la ricerca di consapevolezza, di trovare anche un senso all'esistenza, che è uno dei temi del cinema di Aronofsky, in particolar modo legato alla religione e dall'altra parte anche a questa deriva del corpo, che è un tema che in Aronofsky torna quasi sempre, in legame invece con l'ascesi spirituale. Ok, comunque, questo nostro professore obeso di scrittura inglese vive in questo appartamento, e pian piano scopriamo qualcosa di lui. Scopriamo ad esempio che parte del suo dolore deriva dalla morte, dalla scomparsa del suo compagno. Scopriamo ad esempio che lui ha un legame d'amicizia molto forte con questa infermiera, Liz, che si occupa di lui costantemente, sia negli aspetti minimi della sua vita, come fare le commissioni, fare la spesa, e invece cercare di tenerlo monitorato in un contesto in cui lui non vuole essere portato via da un'ambulanza o finire in ospedale, nonostante la sua pressione sia alta in modo preoccupante. Scopriamo ad esempio che in realtà il nostro protagonista ha scelto l'amore per quest'uomo che ora non c'è più, abbandonando invece la famiglia che aveva costruito, quindi divorziando la sua moglie e abbandonando anche la figlia di 8 anni. Ora questa figlia è diventata adolescente questa settimana che noi seguiamo servirà al protagonista anche per riprendere i rapporti con questa ragazza e dare forse una svolta, un senso alla sua esistenza e quello che lui ha creato. Ok. All'interno di questo quadretto si inserisce anche un personaggio esterno, questa sorta di ragazzo mormone o comunque che appartiene a questa setta religiosa sull'Armageddon, che bussa alla sua porta convinto di aver ricevuto un messaggio divino e che quindi è sua missione salvare la vita spirituale del nostro protagonista. Allora, questi sono gli elementi narrativi del film, un film appunto che si sviluppa all'interno dello stesso appartamento. Vi posso dire che questi pochi elementi
servono ad Aronofsky per mettere in scena un dramma estremamente credibile, multisfaccettato e soprattutto straziante. È un film che per larga parte sembra non avere una luce, e poi pian piano la luce si crea, però una luce che ha anche quasi un contorno amaro, fino ad arrivare ad un finale, ve lo giuro, travolgente. A livello emotivo è quello che ti distrugge. E nonostante è un finale dove inevitabilmente sai che si andrà a parare, è presentato in un modo tale da arrivare veramente dove doveva arrivare, nel modo perfetto, sia dal punto di vista narrativo che dal punto di vista emotivo, anche di sviluppo dei personaggi. Naturalmente, essendo un film essenziale dal punto di vista di azioni e narrazione, è un film completamente sviluppato attraverso il personaggio, il protagonista, che diventa metaforico in correlazione, ad esempio, con La balena bianca di Moby Dick, per una motivazione che il film suggerisce e racconta in modo veramente intenso, molto bello. È un film, appunto, che ha pochi elementi essenziali, ma tutto ciò che ha è portato all'ennesimo livello di qualità, e trovo che anche la regia di Aronofsky, che generalmente a volte cade nel kitsch o in trovate estetiche che non incontrano il mio gusto, qua è estremamente misurata. A volte Aronofsky cade nell'inghippo dell'eccessivamente metaforico, per arrivare poi a diventare troppo, a volte anche pretenzioso, a volte di cattivo gusto. Questo non succede in The Whale. In The Whale è schietto, racconta la storia così come deve raccontarla, grazie anche a uno sviluppo dei personaggi molto interessante, soprattutto il protagonista, che è il vero fulcro di tutta la vicenda, ma anche a un personaggio straordinario come Liz. Appunto la sua amica, che si occupa anche di dargli un appoggio dal punto di vista di gestione della casa e di salute, e con dei personaggi secondari che probabilmente appaiono più deboli sulla carta a livello di complessità del personaggio, come ad esempio la figlia Ellie, interpretata magnificamente da Sadie Sink, che abbiamo già visto e amato in Stranger Things. Lei è un'attrice straordinaria ed è giovanissima, quindi non vedo l'ora di vedere cosa farà in futuro quando sarà più maturata, ma è proprio brava e riesce a dare un colore con la sua performance, un colore veramente forte, a un personaggio che in realtà fino alla fine si mantiene piuttosto monodimensionale, giocandosi la carta dell'adolescente ribelle arrabbiata, ok? Ecco, l'altra grande forza di questo film sono le performance. Tutti gli attori di questo film sono straordinari. Bellissimo, cioè bellissime performance, veramente toccanti. Vabbè, Brendan Fraser naturalmente domina, però anche Hong Chau, che interpreta Liz, è bravissima. Sadie Sink è straordinaria, nonostante, vi dicevo, debba giocare con un personaggio monodimensionale, con pochissime sfaccettature diverse, ma è scritta in questo modo apposta, secondo me. È proprio la classica adolescente che si vede che ha il mare dentro, o comunque ha l'apocalisse dentro, ed è molto fragile, però indossa questa corazza, questa maschera di ragazza ribelle, aggressiva, e che sembra ci voglia uno schiaffo per tirarla, per farla un attimo ragionare. Ecco, è un personaggio fintamente monodimensionale, che però era rischioso da interpretare. Sadie Sink ce la fa, bravissima, niente da dire, veramente, veramente brava. Ecco, ci sono tanti aspetti di questo film che meriterebbero un maggiore dettaglio, una maggiore analisi, probabilmente, soprattutto perché ritornano grandi temi che interessano al regista, che qua vengono sviluppati in modo molto interessante, soprattutto il tema della salvezza, il tema della religione, il tema anche della perdita di speranza, in un certo senso, e della speranza, sia la speranza che conservi che la speranza che perdi. E poi ci sono altri dettagli molto belli, molto interessanti. Ad esempio, una cosa che ho notato, mi spiace, ci sarà
un microscopico spoiler, quindi vi avviso. Però un'altra cosa bella che ho notato è un dettaglio, è che tutti i personaggi, tranne uno, hanno una dipendenza. Il protagonista ha una dipendenza da cibo, ovviamente. Liz ha una dipendenza da tabacco, la vediamo spesso accendersi sigarette che poi non finisce. E questa cosa viene molto spesso mostrata, quindi il fatto che non le finisca mi ha lasciato, queste sono un po' le quisquiglie che guardo, mi ha lasciato l'impressione che lei non ami veramente fumare. Cioè, nel senso, non è che vuole godersi la sigaretta, lei l'accende per nervosismo e poi la spegne subito. Quindi è una dipendenza automatica che lei cerca di contrastare, ma le rimane. C'è il Thomas, che è appunto questo missionario misterioso che appare alla porta e continua ad arrivare alla porta del protagonista, che scopriamo, questo è il mini spoiler, quindi in caso bloccate, essere in realtà dipendente dall'erba. C'è la madre di Ellie, quindi l'ex moglie del protagonista, che ha una dipendenza da alcolici. L'unica che non ha dipendenze, e probabilmente è proprio per quello che ha è centrale il fatto che non ne abbia, è proprio Ellie. Questo nonostante tra tutti i personaggi sia quella che cova più odio dentro di sé. È proprio il catalizzatore di odio e di emozioni più forte. È troppo vago dire che lei è dipendente dalla cattiveria, perché viene percepita quasi da tutti come un personaggio cattivo. Ma in realtà è il personaggio antenna della storia, e questo aspetto del fatto che tutti abbiano delle dipendenze terrene, compreso il mormone spirituale, e Ellie no, l'ho trovato un dettaglio di caratterizzazione dei personaggi veramente molto bello, molto sottile e molto bello. Ma ci sono altri momenti veramente strazianti dentro il film, perché il film naturalmente, al di là di disquisire dal punto di vista anche profondo filosofico della religione, che però è un argomento che è dell'esistenza di Dio, che però è un argomento che viene sfilacciato in un modo che non risulta mai fuori dallo sviluppo narrativo del film, quindi non sembra una tesi o comunque non sembrano riflessioni appiccicate al film. Vengono inserite proprio in un livello veramente denso, e questa è una cosa che non è scontata e che mi è piaciuta molto, così come mi è piaciuto molto il modo in cui il film, e questo è una cosa che ho già detto prima, il modo in cui il film riesce a suscitare emozioni fortissime, in grado anche veramente di toccarti, ma non perché vedi, e quello era un grande rischio, soprattutto perché si tratta il tema di una persona che si lascia andare, dal punto di vista fisico viene considerato da quasi tutti quelli che gli stanno attorno come disgustoso, ed è molto intensa in questo senso la scena in cui il protagonista quasi obbliga Thomas, il mormone perfettino, a dirgli che lo trova disgustoso. E attenzione, glielo fa dire in un modo non fisico ma spirituale, quindi quello nello stesso istante, quando qualche tempo prima aveva spinto sua figlia Ellie a dirgli di essere disgustoso, no? Dal punto di vista fisico, invece al mormone glielo fa dire girandogliela dal punto di vista spirituale. Ecco, il film è pieno di queste sottigliezze interessantissime per lo sviluppo delle tematiche che ha. Comunque, mi sono perso via, quello che dicevo è che il film poteva rischiare di diventare exploitation, cioè il racconto spettacolarizzante di una vita alla deriva, e invece diventa veramente un'occasione per scavarsi dentro. Cioè, ci sono tanti temi che tratta, anche il tema dell'elaborazione del lutto di una persona che ami, che è un tema che tanti film hanno raccontato, per carità. Qua viene raccontato in modo veramente diretto al punto e che scuote, cioè è incredibile. E la grande qualità del film è una grande lezione che secondo me Aronofsky ha imparato, è avere tanti, pochi assi nella manica forti e sfruttarli alla loro massima intensità. Quindi una location
sfruttata benissimo. Pochi attori, tutti straordinari. Poche interazioni che però scatenano tanto da esplorare, da raccontare. E un'attenzione veramente maniacale, che però il pubblico non percepisce come maniacale, su tanti fattori. Il fatto che all'interno del film il clima atmosferico, il meteo, sia metaforico è chiarissimo. Il fatto che ci sia un controllo sull'intensità della pioggia è fortissimo. Tra l'altro è molto bello in contrasto con il fatto che ci sono dei momenti in cui piove a dirotto nel film, ma noi vediamo questa pioggia solamente fuori, cioè da dentro, lo vediamo solo da una porta aperta o dalla finestra. Anche il dettaglio dell'uccellino che viene a mangiare alla finestra del protagonista, e come si sviluppa questa immagine fino ad arrivare al picco drammatico. Amo anche il fatto che ci sia il tocco kitsch che contraddistingue Aronofsky, ma è relegato sul finale, secondo me. C'è proprio un tocco estetico kitsch che però è perfetto. È perfetto per quello che vuole dare e per quello che vuole comunicare. E io sto le budella che storcevano perché stavo per scoppiare a piangere. Adesso io ho provato a darvi delle vibe tecniche su quello che ho visto, però vi posso dire sono ancora scosso. È un film che veramente io ho amato perché è in grado da poco di raccontare tantissimo. E se dovessimo fare un video di spoiler, probabilmente entreremmo ancora di più nel dettaglio. Io vi dico solo guardatelo perché merita. Merita, veramente, veramente bello. Ed è interessante notare come in realtà questo film abbia causato una scissione anche a livello di pareri, di recensioni. C'è chi l'ha criticato molto, c'è chi lo critica anche proprio perché viene percepito come exploitation, perché racconta sostanzialmente la vita al limite, per citare il programma di Real Time, di una persona con un problema fisico consistente, però secondo me invece non cade mai in quella trappola lì, nonostante ti mostri la quotidianità di una persona che arriva a pesare più di 300 kg, te lo mostra il film, ma è ovvio perché il personaggio è così, ma non cade mai nella spettacolarizzazione e nella pornografia tipica di un episodio di Vita al Limite. È molto intenso. Ho adorato anche, ecco un'altra cosa che ho amato, i tocchi leggerissimi di umorismo che a volte ci sono all'interno del film, pochi, credibili, inseriti all'interno dei dialoghi che ci danno delle sfaccettature dei singoli personaggi, soprattutto del protagonista, che ha un'ironia pungente e che a volte utilizza alla leggera, riesce in poche battute e creano un universo sulla sua caratterizzazione. Pazzesco, mi è piaciuto un sacco, guardatelo, portate con voi dei Kleenex, io non ce li avevo, sono iniziato a scoppiare a piangere così, e generalmente io non piango per i film, avevo Shanti, che saluto, di fianco a me, Shanti e Fioremanni, e io disperatamente ho detto datemi un Kleenex, se no impazzisco, ok, fortunatamente Shanti aveva i Kleenex, se no qua era una vallata di lacrime, guardatelo, bellissimo, The Whale, appunto al cinema, dal 23 febbraio. Fatemi sapere se lo andrete a vedere oppure no, se vi piacerà oppure no, e spiegatemi qua sotto perché, magari l'avete già visto in anteprima a Venezia, ditemi che ve ne pare. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!